Andiamo da Mattia. Mattia, lo apriamo, apriamo collegamento. Sta uscendo da un incubo perché il coronavirus lo ha praticamente contagiato. Era la sera del 14 marzo. Mattia viene ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono gravi e ora dice è stata molto dura e proprio oggi, se non sbaglio, oggi torna a casa Mattia. Ed è quello che stiamo vedendo adesso, lo sto vedendo ora in diretta, è ritornato a casa. Ciao Mattia, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Sono finalmente tornato a casa, tra virgolette, sono qui a Canazei dove abitavo per la stagione e sto preparando appunto il viaggio per entrare a Roma. E, insomma, è stata una bella battaglia che fortunatamente sono riuscito a vincere. È un virus molto forte. Senti, dove ti trovi adesso, Mattia? Perché tu dici stai rientrando a Roma, non ho capito. Dove ti trovi adesso? Adesso sono tornato a casa a Canazei dove lavoravo. Ah, ok. Ok. Allora, E a Roma tornerò in settimana, entro lunedì, spero. come l'hai saputo? Come ti sentivi? Che sintomi avevi? Quando sei... Io il 10 marzo, la notte, sono stato malissimo, ho avuto tutti i sintomi influenzali, come febbre, tosse, mal di gola, dolori al petto, allo sterno e soprattutto questa grande fatica a respirare che mi dava un affanno e Affanno. avevo questa sensazione di polvere, di sabbia nel petto. Questo a me mi ha scosso, ho avvertito che fosse una cosa nuova per il mio corpo e quindi è stato molto difficile. Io ho cercato di resistere e per qualche giorno ho chiamato la guardia medica, ho eseguito i loro ordini di fare vitamina C, Oki, Tachipirina, tutte queste cose qua, ma io arrivato al 14 marzo che ero affannato addirittura per mangiare un piatto di pasta, mi sono spaventato e ho dovuto chiamare un'ambulanza, ecco. Ecco, allora rimani collegato Mattia. Riccardo Bocca è collegato con noi da Roma, no? Mattia ha dichiarato, 29, quanti anni hai? 29, giusto Mattia? Continuiamo. Sì. Ha dichiarato, mi sentivo invincibile, ma anche noi giovani siamo vulnerabili. Riccardo. È un tema, buongiorno a tutti, intanto è un tema molto importante questo perché se dobbiamo parlare di un ottimismo come scenario che è doveroso all'interno di difficoltà come queste, dobbiamo però parlare di un ottimismo della consapevolezza. Cosa significa? Significa capire che tutti noi, senza differenze di età, possiamo essere colpiti dal coronavirus e allo stesso tempo dobbiamo anche avere la stessa forte consapevolezza che possiamo e abbiamo la possibilità di essere curati e di guarire. In questo momento non possiamo permetterci di fare differenze all'interno di una consapevolezza scientifica che gli anziani ovviamente sono la categoria più esposta, però non cerchiamo di raccontare questa storia soltanto da un punto di vista, perché questo confonde e non crea consapevolezza collettiva, mentre noi dobbiamo sapere che anche i ragazzi devono seguire tutte le procedure necessarie e avere la forza mentale per approcciare questa non come un'emergenza, ma come uno stile di vita nella quale ciascuno di noi è garante della sicurezza altrui. Allora, Mattia, hai sentito le parole del nostro ospite? Ti trovi d'accordo? Vuoi lanciare un messaggio? Proprio tu che oggi, cioè, in qualche maniera festeggi, no? La tua vittoria contro questo virus, perché sei guarito, sei tornato a casa, hai passato delle settimane tremende e con l'ansia, la paura di non riuscire a guarire, no? Intanto, come ti Sì. hanno curato? Ah, beh, dunque, all'inizio si firma un foglio dove tu consenti o non acconsenti a un trattamento con farmaci anche sperimentali. E la cura e la terapia era suddivisa mattina, pomeriggio e sera con analisi, continui prelievi, flebo, pasticche, pillole e punture.
È una terapia pesante che il mio corpo ha accusato molto, perché io la sera, soprattutto di notte, io avevo dolori assurdi e su di me ha reagito così. Questo non vuol dire che tutti quanti sarà così, però io la terapia l'ho proprio sentita forte su di me. Debolezza, pressione bassa, ti sentivi proprio ti arrendevi proprio a te stesso, ecco, è stata molto pesante. Però nonostante tutto è stata, secondo me, molto efficace, perché io dopo pochi giorni sono stato bene. Purtroppo ho avuto delle brutte ricadute, due attacchi di tosse, dove mi sentivo soffocare, dove ho avuto bisogno di ossigeno, è stato brutto, ma sono riuscito comunque a vincere, a essere forte. Ti ringrazio Mattia, grazie per questa testimonianza. In bocca al lupo per tutto e spero che ti riprendi in fretta da tutto quello che è accaduto. Grazie infinite. Ci tengo a farvi vedere i miei compagni di avventura, i miei coinquilini che mi aspettavano, perché sono tre miei amici, quindi vi voglio fare un saluto con loro. Restate a casa, il messaggio è questo, ragazzi, giovani. Ciao! 10 minuti ce la possono fare, ce la faremo tutti insieme. Grazie. Bravo, questo è il messaggio che deve passare. Grazie, grazie Mattia. Grazie.